75 BPM, 75 battiti per minuto, è il nome con cui Gianfrancesco Tiramani ha scelto di intitolare il progetto che in 15 minuti racconta il tema della donazione di organi, nella campagna di sensibilizzazione promossa per i 50 anni di Aido. Stiamo impegnandoci sempre di più perché la diffusione della cultura della donazione dia risposta a quelle 8.000 persone che in Italia sono ancora tuttora in attesa di un organo. Un cortometraggio che sta girando non solo tutta Italia grazie all'impegno di Aido che lo sta portando in tutte le scuole, ma anche in tutti i continenti. Oltre al risultato numerico che è davvero inimmaginabile, quello che dà più soddisfazione è sapere quante persone cambiano idea sulla donazione proprio dopo aver visto il film. La cultura del sì, cioè di diventare donatori potenziali, va iniziata molto presto per le nuove generazioni e ci meraviglia ogni volta il livello di attenzione per temi che non sono facili, perché sono temi che hanno a che fare anche con la morte, con questioni etiche, religiose e filosofiche. Infine, decisamente originale il tema attorno al quale ruota l'ultimo progetto dell'autore, dedicato alla morra, uno dei giochi più antichi al mondo. Ho preso 4 giocatori veri di morra che non hanno fatto nient'altro che essere se stessi durante il film. Ci sono poi dei complementi di tipo storico, perché appunto è un gioco di cui si ha traccia già dal 600-700 avanti Cristo. Il tentativo dell'autore di cercare di fermare la storia, fermare la memoria, congelare abitudini, consuetudini, tradizioni che sono destinate a perdersi.